Dopo l'aperitivo in Coppa, l'Aquila e Spoltore si ritrovano al banchetto del Gran Sasso d'Italia per il round numero 3. Ad Epifani manca bomber Alessandro, Di Camillo sta messo peggio, out Ewan Shiha, Ricci, Marini e Di Renzo. Ma con le immagini di Manuel Centurame andiamo alle immagini. Primo tempo indiscutibilmente di un solo colore, padroni di casa, Predoni nella metà campo, azulgrana che al nono e al dodicesimo iniziano a prendere di mira la porta avversa. Nella prima circostanza doppio colpo di testa preda di Palena, mentre nella seconda Carbonelli è chiuso sul palo di sinistra dall'estremo pescarese. Prologo al vantaggio, Bellardinelli, Carbonelli al tiro, Marchionni in traiettoria che mira e centra l'angolino 1-0. Spoltore quasi nullo in reazione, che prova a farsi vivo solo attorno alla mezz'ora e più. Colecchia per due volte, prima imbeccato che nel tentativo di domare palla disturba Bellardinelli e subito dopo crede poco nel suo destro che si spegne tristemente tra le braccia di Barbagallo, fino ad allora spettatore non pagante. La caparbietà di Marchionni, che al 34esimo rivendica metà del gol, prepotente a sinistra per Tommaso Carbonelli, che trasforma il rigore in movimento 2-0. La legittimità, ma non ce n'era bisogno, con la confezione ormai. Doc, Bellardinelli, Carbonelli, Marchionni, alto sporcato in corner e poi lo stacco e schiaccio di Diarra poco fuori. Nella ripresa gli ospiti, che intanto sul finire di gara di tempo hanno perso Colecchia, fattosi male, sembrano avere più verve, ma solo quella e nulla di più. Al decimo l'Aquila rischia, si fa per dire, il 3-0. Carbonelli viene pescato, forse lasciato colpevolmente solo, troppo testardo, vuole dribare pure la porta e finisce per inghiottire una golosissima occasione. 22esimo, si fa vedere Santi Rocco, per la verità fino ad allora in ombra, controllo, si gira e fuori. Scimmia, 29esimo, appena entrato a rilevare Sarrizzo, fa sua la corsia destra ma anche il palo, forse non voluto ma pienamente in conto crediti. Sempre Scimmia, 8 minuti dopo e sempre palo, stavolta da sinistra, concedendo di più allo spettacolo e al pubblico che applaude. Ma da qui alla fine, Accademia Rossoblù, gara senza storia, chiusa in 30 minuti e gestita con assoluta calma e senza patemi nella ripresa. Due gol, due pali, nessun rischio per lo spottore, insomma ci saranno altre gioie. Troppo forte l'Aquila, che con il poker di successi ora vede la vetta. Sì, sì, abbiamo fatto secondo me un grande primo tempo come ultimamente facciamo e sono contento perché l'ho detto ieri in conferenza stampa, chiudevamo una settimana perfetta perché abbiamo spinto tanto questa settimana, perché da Sulmona a ribaltare in Coppa Italia proprio con loro e vincere oggi era importantissimo per noi. Lo abbiamo fatto con grande forza, con grande voglia e di questo sono contento. Adesso stacchiamo la spina stasera, ci prepariamo a ripartire per la prossima partita, perché poi siamo chiamati a questo, quindi il momento di riposo, perché ci hanno bisogno, perché abbiamo spinto tanto e adesso si pensa già alla prossima. Sì, Colecchia molto probabilmente come minimo sarà uno stiramento, se non qualcosa in più purtroppo. Poi il polpaccio è una zona muscolare molto delicata, quindi rischiamo di non averlo per un bel po' di tempo. Per quanto riguarda la partita di oggi, sì, ovviamente noi mercoledì avevamo fatto abbastanza turnover rispetto alla partita di domenica e rispetto agli 11 iniziali di oggi, quindi mi aspettavo una mia squadra un po' diversa dal punto di vista atletico, invece siamo stati, non dico surclassati, ma comunque loro avevano un altro passo. Hanno giocatori di categoria superiore che fanno la differenza, poi se noi giochiamo al di sotto delle nostre aspettative il divario tra le due squadre aumenta e oggi si è visto in mezzo al campo. Ma l'avevamo preparata come avevamo giocato in Coppa qui e come abbiamo giocato in Coppa al ritorno. Ovviamente una squadra così forte devi aspettarla, non puoi avere la presunzione di andarla ad attaccare alta rischiando che supera una prima pressione e giochino in campo aperto con i giocatori forti e veloci che hanno loro lì davanti.
Però, come ho detto, ovviamente se la giochi un po' sottotono, se qualcuno non è al 100% delle proprie, forse io parlo soprattutto mentali, non tanto fisiche, perché ripeto, non avendo giocato mercoledì non può essere un aspetto fisico rispetto a loro che avevano 7, 8, 9 all'incirca, non mi ricordo bene, ragazzi che hanno anche giocato mercoledì. Quindi se dal punto di vista fisico il divario è così ampio, dal punto di vista tecnico è già ampio all'inizio il divario, non puoi reggere una pressione anche di uno stadio, di una squadra così forte.